proprio Mechini, questa stagione ha portato Siena in finale playoff, bellissime giornate di pallavolo, in Coppa Italia invece le cose non sono andate bene, è arrivata questa eliminazione contro Brescia. Come commentare queste due partite e magari fare anche un bilancio dell'annata? Allora, a caldo chiaramente c'è tanto dispiacere perché la Coppa Italia ci poteva dare quella rivincita che avevamo bisogno dopo le finali perse di playoff, per cui poteva essere la giusta rivincita. Credo che ci siamo arrivati veramente scarichi in riserva sia fisica che mentale, però bravi loro perché sono stati bravi nelle settimane di pausa e col turno in più a ricaricare e voler vendicare il turno chiaramente di playoff perso, per cui merita a loro, ma sicuramente se devo guardare oggi dispiacere è tanto perché non abbiamo giocato con quello che è il nostro valore di squadra. Su tanti fondamentali, sui singoli, su tante cose, per cui non voglio guardare la stagione del Mavillas come la partita di oggi. Oggi chiaramente è una brutta sconfitta che ci vede uscire dalla Final Four, che poteva essere veramente una degna chiusura della stagione che è stata. E è anche vero che non possiamo nemmeno dimenticare tutto quello che è stata la stagione, perché sinceramente 33 partite sono state quelle giocate, abbiamo fatto sì le sconfitte di regular season, i playoff, però nel complesso sono stati tanti complimenti fatti a questa squadra e non posso certo rinnegarli adesso, per cui bene tutto quello che è stato nel complesso. E oggi è rammarico, cioè, noi ci credevamo di poter recuperare, rigirare il risultato dell'andata. Sinceramente per come siamo partiti è stata dura, però merito a loro ovviamente che ci hanno messo in forte difficoltà tutti i fondamentali. Senti, da domani dove si riparte? E domani si riparte con la massima lucidità che ci ha contraddistinto quest'anno, da tutto quello che è struttura, staff, società e giocatori, per cui siamo stati e siamo attivi su quello che è la situazione dei giocatori, ma non dobbiamo crescere sicuramente anche da quello che è la nostra situazione di struttura societaria, come abbiamo fatto quest'anno, per cui con pazienza. E Siena è una piazza che ha dimostrato quest'anno di poter far bene a due e mi auguro che ci siano persone che vorranno venire a Siena e calcare questo palcoscenico importante quale quest'anno è stato, per cui mi auguro appunto di poter migliorare, anche se chiaramente non è facile, però l'obiettivo chiaramente sarà migliorarsi. Senti, volendo sintetizzare, la conferma dello staff tecnico e di una parte del roster potrebbe essere... Sì, chiaro, la volontà sarebbe questa, sarebbe grazie al contratto di confermare gran parte dei ragazzi, chiaramente hanno fatto molto bene quest'anno parecchi, per cui c'è anche un mercato di altre società che magari i nostri giocatori hanno fatto gol e qualcuno magari è ambito, però appunto come dicevo Siena è una piazza importante, noi la volontà di confermare gran parte dei ragazzi ce l'abbiamo, ci deve essere la volontà reciproca, per cui mi auguro e credo che possa essere una riconferma abbastanza, non dico netta, ma insomma come negli altri anni non c'è stata. Ecco.